tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Primark. Vi ho già fatto il video per quanto riguarda gli accessori per la sistemazione del make-up sempre da Primark e questa è la seconda parte dove vi faccio vedere altre cianfrusaglie che ho preso da Primark. Tutto nella bustona, che è questa qua. E vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, per prima cosa vi faccio vedere cosa mi ha regalato la mia migliore amica, perché ho mandato lei a fare razzia dappertutto, sia lei che mio figlio con la sua fidanzata, ma lei mi ha regalato questa borsa che è uguale a quella che ha preso lei ed è della Lakers, Los Angeles Lakers, che è questa, e lei l'ha presa scontata a 7 euro. È molto carina, io la utilizzo tipo quando sono con la tuta per andare tipo da mia mamma, che qui dentro c'entra il portafoglio, il cellulare, le chiavi di casa. Peccato che non c'entra Chloe, ma l'avrei portata volentieri. Anzi, a proposito, vedo che Chloe vi piace tantissimo, ormai ovviamente è diventata la mia ombra, mi segue dappertutto, invece adesso l'ho chiusa dall'altro lato perché c'è anche mio figlio, se no non l'avrei lasciata qua, perché sta iniziando a ronfare, quindi quando lei si addormenta, che si addormenta tranquillamente, poi muovendo la plastica si sarebbe anche spaventata, comunque quando si addormenta fa un suono bello particolare, molto soave, e quindi l'ho lasciata di là perché è più tranquilla, perché qui con la plastica che muovo ogni 5 secondi sacchetto si sarebbe anche spaventata. Comunque mi fa piacere che vi piace Chloe. Poi andiamo avanti, io mi abbasso e ho preso le altre calze che avete visto anche nello scorso video. Ho preso un altro paio di queste calze perché mi sono trovata benissimo, tengono caldo, che è una goduria. Vedete, ho messo anche il mio pellicciotto, quindi questa al prezzo di 4 euro sono due calze, questa volta sono blu scuro e grigio scuro, mi piacciono tantissimo, io ho avuto i piedi caldissimi e devo dire che sono ottime come calze. Poi aspettate che alzo il sacchetto e lo metto sulle gambe, così mi viene anche meglio farvi vedere le cose. Allora, vi volevo far vedere che l'altra volta avevo preso i pantaloni, se vi ricordate. Ecco, li ho dovuti cambiare perché quando li ho provati erano troppo grandi. A me piacciono larghi, vedete come questo, mi piacciono le cose larghe, ma non così tanto larghe perché sembrava che avessi il pannolone. E quindi le ho cambiate e ho preso sempre lo stesso pantalone dell'altra volta, soltanto la misura è la L, che a me piace che rimane largo ma non troppo da sembrare, e quindi l'ho ripreso quello verde che mettiamo qua, e poi quello a dostai, e poi quello con il grigio marrancino, sempre L, sempre la misura L. Quindi questo è quello che ho cambiato, infatti andando per il cambiamento di questo poi sono cadute cose nel sacchetto e niente. Questo è lo scontrino di Primark, il primo. Poi ovviamente c'era questa mug, quindi questa tazza di Chicco. Sapete tutti che io l'ho preso quello piccolino perché adesso li metterò qui nella postazione, e c'era questo qui di Chicco, sempre più grande, perché io sto cercando la mamma di Chicco ma ancora non l'ho trovata. E questo c'è anche tipo il cacao all'interno per fare una cioccolata calda, e gliel'ho fatto prendere anche alla fidanzata di mio figlio perché anche lei come me è amante della Bella e la Bestia, e quindi gliel'ho fatto prendere anche a lei. Il prezzo è scontato perché costava 10 euro, ma l'ho preso a 5 euro, ed è la tazza così come è Chicco, però ho adesso Chicco piccolo e Chicco grande, mamma mia, sono contentissima e quindi sono molto felice di aver preso Chicco. Mettiamo qua. Poi cosa ho preso? Ho preso quello per fare le lentiggini, e si chiama Freckle Pen, ed è questa qua, spero che si veda, ed è questa,
e l'ho presa a 2,50 euro. Io volevo questa e poi volevo comprare quella di Nabla perché ero molto curiosa, voglio vedere come sto con le lentiggini e quindi ho detto vabbè, la prendo per 2,50 euro, lo prendo. Poi ho preso delle cose scontate perché mi servivano per fare per scrivere me per scrivere me per scrivere me. Allora, poi ho preso delle cose scontate. Sapete tutti che io sono amante delle agende, quindi le ho volute prendere. Questa era scontata, invece di 6 euro come c'è scritto qui, io l'ho presa la metà 3 euro. Ed è un'agenda delle principesse. Vedete? E io scrivo di norma le cose che devo fare. Poi io sono amante delle agende e quindi l'ho voluta prendere. Mi piace tantissimo perché è bianca con tutti i disegni in rose gold. Ed è stupenda. E in abbinato c'erano le penne. E queste qui sono sempre delle principesse. E invece di 3 euro l'ho pagata 1 euro. Vedete, ci sono 4 penne. Sono molto carine. Mi piace perché poi lo abbino. Qui sto scrivendo, cioè devo scrivere le cose che sto facendo in questo periodo, nel senso per quanto riguarda i video, cosa devo fare, cosa è più interessante, queste cose qua, perché so che a voi vi piacciono i video haul e tutto, ma non sempre c'è la materia prima. Poi, io ho un amore spassionato per Stitch e quindi quando la mia amica l'ha visto, non, nemmeno me l'ha chiesto, l'ha messo nel carrello e basta, perché voi dovete capire che io gli ho fatto fare la videochiamata. Io ero tranquilla seduta sul mio divano e lei era da Primark con la videochiamata, mi faceva vedere tutte le cose, e poi io ho scelto quello che mi dovevo acquistare, i contenitori, questi qua che vi ho fatto vedere anche nell'altro video. E quindi quando ha visto questo, nemmeno me l'ha chiesto, l'ha messo dentro il sacchetto e poi me lo sono ritrovata a casa, quindi come sorpresa. Ed è questo di Stitch al prezzo di 6 euro, però se non mi sbaglio anche questo era scontato, ora non sono sicura. Ed è il book, il quaderno proprio di Stitch ed è molto molto carino. Volevo le penne, però quando c'è stata lei c'era troppa confusione. E quindi non è riuscita a. Non so se riesce a vedere, vedete? Non si sposta? Ah, sono. Ah, certo, intelligente Stefania. Ma dai, ma dai! Comunque è così, lo faccio vedere. Quando c'è stata lei, vi ripeto, c'era un bel po' di confusione. E quindi non riusciva proprio a districarsi con tutte le persone perché veramente erano troppe persone accalcate e lei già stava dando di matto. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Stitch, mi ha preso questo dove ci sono le note e dove ci sono tutte le cose, diciamo un book journal dove mettere tutte le cose. A me piace tantissimo il fatto anche che ci sia Stitch ed è molto molto carino. Cioè, chi è appassionata di Stitch, queste sono cose che non possono perdersi. Ovviamente, la prossima volta gli ho richiesto le matite o penne, tutto quello che riguarda Stitch. Lo voglio. Poi, ho preso un pennello doppio per l'applicazione del correttore e ho preso questo. Da un lato è più grande ed è a lingua di gatto e dall'altro è più piccola. Ve lo faccio vedere. Tanto poi lo devo lavare e posare. Ditemi cosa vi piace di Primark di più e se trovate una convenienza oppure non vi piace, non trovate niente di particolare. Sono molto curiosa perché vedo pareri contrastanti. Perché non esce il pennello? Vedo pareri contrastanti. C'è chi piace, c'è chi non piace. Di abbigliamento, nì, perché ci sono cose che non mi interessa proprio. Ma di questi oggetti io ne vado proprio pazza. Vedete, qui ha l'applicatore grande e qui ha l'applicatore piccolo. Vedete, molto molto carino come pennello. Poi, ultima cosa, proprio per quanto riguarda l'abbigliamento, è questa. Mi sono fatta prendere una felpa di Topolino, di questo beige color carne proprio, e con Topolino marroncino taupe. Ed è stupenda, davanti è così e dietro è semplicissima così. Io gli ho fatto prendere una L,
e l'ha pagata 10 euro. Vedete? L'ha pagata 10 euro. Molto molto bella. A me piace proprio queste felpe così grandi. Io li metto poi con le tute, anche con i jeans. Adesso, ad esempio, è arrivata la moda di quando io ero piccola, cioè quando mettevo le camicie e poi la felpa di sopra, o i maglioncini di sopra, la camicia di fuori. Mi ricordo quei tempi. Poi ho preso delle cose da Pandora, volevo prendere un sacco di cose, ma mi sono limitata e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso un anello, questo l'ho preso con gli sconti, ovviamente, non l'avrei preso, sennò. Ho preso con lo sconto questo anello che è tutto rose gold, dentro non so se si vede. Ecco qua, dentro ci sono tutti dei cuoricini, vedete? Tutti dei cuoricini all'interno, molto molto carino. E poi alla fine c'è questa parte sempre in rose gold, questo è tipo satinato ed è molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. E poi ho preso lo stesso anello che i miei figli mi hanno regalato. Mi piace tantissimo e quindi per paura che si rovinava e tutto, ne ho voluto prendere un altro che è la misura un po' più piccola, ve lo faccio vedere così, vedete? E ha il cuore con diciamo glitterato e quello matte ed è molto molto bello, io adoro questo anello, vedete? Cioè bellissimo. Veramente stupendo e io ce l'ho qua, ovviamente sporco perché da quando mi è stato regalato lo indosso, però poi lo vado a pulire e quindi lo volevo perché lo voglio mettere proprio qui, col fatto che sono a dieta e tutti gli anelli, vedete, sono troppo larghi e quindi ho deciso di prendere la misura più piccola. Io non lo so se vedete la scioglievolezza degli anelli, invece questo un po' tenta. Poi un'altra cosa che ho preso è il diciamo non ciondolo, il portaciondoli dovrebbe chiamarsi così perché poi non so nemmeno come fa. Ah sì, ah, l'ho comprato, nemmeno lo sapevo come si utilizzava. Allora, ho preso questo, scusate la mia vicinanza. Ho preso questo che ha il, la scritta qui Pandora, non so se si legge, e poi da questo lato ha un cuoricino. E questo l'ho preso perché qui nei ciondoli di Pandora che io possiedo c'è il cactus e anche la bambina, se non mi sbaglio, che sarei io, che mi tira la qualunque, mi tira le giacche, mi tira le camicie, mi tira i pigiami, mi tira i maglioncini, ci cioè, ho fatto dei buchi nei maglioncini atroce e quindi ho deciso di inserirlo e metterlo nella collana. Infatti devo comprare la collana per mettere questo. Siccome questo era scontato, l'ho voluto prendere. Cosa devo fare? Ovviamente apro il gancetto e inserisco i ciondoli, quelli che tra virgolette mi tirano le cose, perché un conto è averli al polso e quindi anche quando tolgo il maglioncino si sfila o la qualunque, invece tenerla diciamo come una collanina non dovrebbe avere questo difetto. Poi nell'arco di un anno ho fatto i 9 punti e quindi potevo ritirare un ciondolo e io avevo pensato a Chicco con la mamma. Invece la commessa, perché anche lì ho mandato una persona a prendere tutto, la commessa ha detto che potevo prendere una cosa soltanto e quindi ho nel senso nel prezzo di massimo 30 euro e quindi visto avendo Chloe ho preso la zampa a forma sempre di cuoricino, questa è la zampa, vediamo se riusciamo a farvela vedere, ed è questa ed è la zampa di cagnolino e al di sotto ha il cuoricino, vedete, ve lo giro di qua così si vede benissimo il cuoricino e la zampa. Però ovviamente anche se con i 9 punti avevo un ciondolo in regalo,
far uscire quel ciondolo dal negozio dovevi spendere qualcosa, quindi potevi spendere anche 5 euro per la pezzetta o altro. E gli ho detto: no, se devo spendere, mi compro un'altra cosa, sempre con il prezzo, diciamo, più basso. E ho preso la corona. Visto che Stefania significa corona, ho preso la corona perché mi sento una regina. Lo so, le battute che state facendo, vi sento, e ho preso la corona. Vi volevo far vedere come venivano poi messe qui nel ciondolo. Ovviamente non metterò queste perché queste non tirano niente, non hanno niente da tirare, e vengono messe poi così. Vedete, non potete riempirlo, sembra brutto. Io metterò due, massimo tre cose, e verrà così. Ed è molto molto bello, vedete? Molto molto bello, mi piace. E quindi questo è quello che ho preso da Pandora. Questo è tutto per quanto riguarda i miei acquisti di Primark. Ditemi cosa ne pensate e ovviamente fatemi sapere se anche voi acquistate queste cose, se anche voi siete patite di Stitch. E se vedete qualcosa di particolare, sempre per quanto riguarda Stitch, scrivetelo un commentino, cercatemi su Instagram, il nome è sempre quello, è da 42 anni che mi chiamano così, quindi lo trovate dappertutto, seguitemi su TikTok, su Instagram, su Facebook se volete giocare alla fattoria. Nel senso che io gioco alla fattoria, ma vabbè, lasciamo perdere, questa è una cosa un po' scherzosa. Quindi se volete seguirmi, seguitemi, vi faccio vedere Chloe, vi faccio vedere i miei acquisti, vi faccio vedere un po' tutto. E niente, che dirvi, ditemi se vi sono piaciuti, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!